Buonasera, 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 bentornati, bentornati, fratellozzi di Game Paz, il Zaz, insomma, non mi sa dire. No, non ha fatto un cazzo, grazie, mi piace. Oggi vedo... No, in realtà l'ho messo. No, non dico te, dico il frizzantino. Prima abbiamo fatto partire la live, c'era Twitch e fa. Ma no. Come fa partire? Okay. Beh, effettivamente ha detto, non vi cava nessuno, quindi occupate solo banda. Quindi, come al solito... Per chi si guarda dall'inizio questa live, quindi nessuno, perché abbiamo scoperto che anche su YouTube in realtà aprono, vedono i 3 minuti di countdown, e mentre tu che lo stai guardando in post potrei bullarti di aver visto questa parte, a differenza degli altri che non la vedranno perché sono delle merde, che nonostante è troppo tempo che noi facciamo le live dalle 20 alle 22, quindi puoi lasciare, ti diamo l'autorizzazione. Se lo stai guardando a YouTube puoi lasciare il commento ah brutti stronzi. Facciamo così, like. Facciamo un pochino, mettino like tutti quelli che guardano l'intro di quelle che ricarichiamo su YouTube. Mettete un like, chiunque guardi questo pezzo, un like o un commento con l'hashtag io ci sono. Sì, comunque detto questo, partiamo. Prima notizia. Allora, non è una... allora non è una notizia, ma... Fermi, momento, come diceva Peter Griffin, no, più che altro, non è una notizia proprio, come si suol dire, fresca del rose, perché è da effettivamente qualche giorno che è uscita, ho cercato di non trattarlo, però poi, cioè, vedi, guardiamo le notizie di oggi, di 20 notizie, 15 parlano di quello, dici, okay, ho capito, sono arrivato a quel punto in cui o ne parli. Sì, ovvero, Genshin Impact, uno dei maggiori free-to-play a chiappacitrulli e soprattutto che si basa sul microtransazioni. No, non è vero, si può giocare anche con... Non me ne frega un cazzo. Gioco con cui aspetta, ti di la notizia. Io faccio i fan di Genshin Impact. Vai. Cioè, Genshin Impact, il gioco free to play, gacha, quindi banalmente il gioco che si basa sul lucrare su... No, no, tu capisci un cazzo, io chiudo, non capisci un cazzo. Non è vero, puoi giocare free, senza niente, puoi prendere soldi, non è vero, mamma, dammi la paghetta che devo comprare cose su gacha. Esatto. Vai. Cioè, che si basa letteralmente sul rubare i soldi alla gente nel modo più becero possibile. Anche perché vi siete mai domandata la dicotomia che non ha senso tra il free to play e microtransazione all'interno del free to play? O è gratuito o paghi. Lì, ripeto, il discorso è un gioco gacha, è un letteralmente gacha. Gacha deriva da quel giochino tipico giapponese che avevamo anche noi in realtà, che te metto, è quello del metti la monetina, giri la pallina, che te non puoi sapere del contenuto della pallina. Non so perché mi sarebbe immaginato uno che prende, mette la monetina e vedi uno con le mutande, fa, sai quello di mi sbaccio? E non puoi sapere il contenuto della sfera. Beh, non dico palla perché sennò Andrea è un tipo malato. In realtà non sai il contenuto. Vai. E sì, sono gli schiaffi, perché se mi pigli la palla così mi ammanati. È un po' praticamente la versione giapponese dei nostri omini kinder. Sì, ragazzi, sono stato lì. Solo che da noi almeno ci si mangiava la cioccolata. Allora, mi piace leccare la merda. Non lo so, ma qui è proprio... Là, io... No, è per evitare che tutte le volte... Dice, comunque... Vabbè, sì, vai. Banalmente, questo gioco che... Vabbè, vostri, finalmente avrà... Anzi, ha un adattamento italiano ufficiale. Perché ovviamente ci sarà già stato mod del genere. Ora, cosa vuol dire questo? Niente. Wow. Che finalmente voi potrete leggere cose che non leggerete comunque, perché tanto voi giocatori online siete una massa di analfabeti funzionali di merch. Scusatevi. Allora, ci sarà l'italiano. E quindi... Quindi di un gioco, cioè neanche fosse stato del The Scroll Online, Final Fantasy XIV, World of Warcraft Classic, che sono bestie dell'industria. No, ma poi io vorrei... Genshin Impact.
Io veramente vorrei fare una ricerca di mercato. Cazzo, di quanta gente conosce la, no, la storia di Genshin Impact? Quanti si soffermano a leggere? Ma anche da quando ero in inglese, per gli inglesi, quanta gente ha effettivamente letto i testi presenti nel gioco? Però una cosa bisogna ammettere, se Genshin Impact ha messo l'italiano, vuol dire che comunque c'è una bella community italiana. Che quantomeno però lo vuole in italiano, perché... Io non ho capito, ma a noi italiani ci fa schifo l'italiano? Perché per esempio su Path of Exile, allora, sono gli italiani che hanno fatto, siamo noi che non lo vogliamo in italiano. Allora, qui, allora, parliamoci chiaro. Nulla togliere agli adattatori, nulla togliere ai traduttori e ai localizzatori. Ma c'è un motivo che effettivamente non gli posso dare completamente torto alla gente che non le vuole tradotte in italiano. No, ma non ti spiego io, vai. Ma in inglese, se è di lingua inglese nativa, ragazzi, se è di lingua inglese nativa, perché i nostri adattatori e localizzatori ogni tanto riparte l'embolo, sì, e fanno delle fanne, sì, 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 no, no, se la lingua originale è inglese, no, è quella, è lingua madre, che fanno delle traduzioni, diciamo, frizzantine, un po' frizzantine, quindi fanno i giocatori, sai che c'è? Se la lingua madre è l'inglese, non c'è l'inglese, lo traduco io. Vero. Ma se fosse questo, potrei anche essere d'accordo, sempre comunque fino a un certo punto. Ma poi ragazzi, ma... ovviamente localizzato completamente in italiano, ben venga, eh. Ma il problema è che quali sono i giochi in cui i videogiocatori italiani online analfabeti funzionali non vogliono in italiano? No, sono analfabeti funzionali, non sono analfabeti, basta, non vogliono in italiano. Cosa? Quelli che con la quale loro neanche giocano, devono andare a guardare le guide per giocarlo, appunto come Path of Exile, che Path of Exile tu non lo giochi, tu copi una guida, ragazzi, sai che... Quindi, noi abbiamo fatto la guida, se traduci in italiano poi dopo non riesci più a capire quali sono, perché magari te c'è in italiano la, tipo la pozione del cazzo enorme, ma lui dice the potion of big dick, non c'è, io non so come fare, lo rimetto in critica perché i termini sono gli stessi. Regà, sì, che poi quindi abbiamo fatto anche quelli di... Non è vero, ragazzi, ragazzi. Questo si chiama, come si chiama quando fai un coso di gente per la percentuale? Una statistica. Statistica, perché noi, ai tempi non sospetti, quando in un altro gruppo comunque abbiamo conosciuto gente che portava Path of Exile 2/3, fate conto che su 3... Ah, 2-3 persone, non persone. Path of Exile 2, Path of Exile 3. Ah, e streamer, quindi, che ci abbiamo parlato. Poi allunghiamo la cosa anche all'utenza. Di 3, uno solo conosceva la trama di Path of Exile. Gli altri 2 ci rispondevano: ma che me frega a me? Io ci gioco peggio. Io ci gioco peggio. E questa cosa è stata moltiplicata per tutta l'utenza che ci ha spaccato il cazzo durante la live. E non stiamo scherzando, non c'è purtroppo una rimasta. Ci ha spaccato il cazzo durante la live, per il motivo per cui abbiamo smesso di portarlo in live. È perché ogni 3 più lui ci faceva: ma perché vi mettete a leggere? Noi non si è mai giocato, potrebbe sapere la trama. Ma non serve, vai a diritto. Scusami. E questa comunque era la prima notizia, vero? Genshin Impact approda la lingua italiana. E te fa, vai. Vabbè, secondo un applauso. Che poi la domanda è, non ho letto fino a fondo perché sono onesto, non me ne frega un cazzo. Ma penso solo i dialoghi, cioè solo il testo, che non penso sia anche tradotto in italiano con i doppiaggi, non credo. No, no, tradotto, penso solo la... non è ricordato. Ma di solito sarebbe tradotto e ridoppiato, quindi... No, sennò ti direbbero... Allora, il termine sarebbe localizzato in italiano, invece è stato tradotto. Cioè, hanno introdotto l'italiano. Poi, della serie Non siamo videogiocatori senza polemica, e l'abbiamo dimostrato nei 2 minuti precedenti di questa notizia. E infatti ovvero... per questo che non rimanete mai a guardare la nostra e soprattutto... il ciclo della vita, perché effettivamente il tizio ogni tot tempo, cioè
c'ha proprio il dente avvelenato forte, mm-hmm. ovvero uno degli sviluppatori di Days Gone è ritornato di nuovo a farsi sentire, perché dopo aver mandato letteralmente a fanculo tutto il tutti i giocatori, perché dicono: raga, se vi era piaciuto il gioco dovevate comprare la Day One. Poi quando è venuto su PC, che ha avuto una seconda vita quel gioco lì, il tizio si è incazzato, fa: allora se mi piaceva, perché cazzo non l'avete comprato anche prima? Sì, cioè, non è che è un gioco diverso, è sempre il solito. Che lo credi, però, amico mio, c'è una software house che si chiama Black Isle, ha avuto successo dopo, o una vecchia strana Ubisoft, ragazzi, sì. Assassin's Creed ha avuto successo due anni dopo il lancio. Poi, comunque, ora si ritorna, così, perché magari era da un po' che non se ne parlava, quindi voleva dire... Dicendo, raga, il problema del flop, perché comunque non è un flop, di Days Gone, è stata colpa dei recensori. Ora, che il fatto che i recensori ultimamente... Pegna le diciamo, e non sono attendibili. Perché altro non sono obiettivi, perché allora... Ma come sono obiettivamente allora, con i soldi in tasca? Allora, io sono di un avviso. La soggettività ormai ce la siamo persa da anni. Cioè, ormai, vabbè, una recensione oggettiva... Infatti ho detto, l'oggettività ce la siamo persa. No, l'oggettività. Cioè, l'oggettività l'abbiamo persa da anni. Ovvero, quello che una volta... Tutto deve essere sovrabbondato di pareri personali. No, ma che è peggio. Più da oracolo, ovvero ti dico quello che tu vorresti pensare, che sì, dipendente comunque di pareri personali, per due motivi. Uno, lui tipo risponde: ma è un mio parere personale, quindi vabbè, quello lo penso io, poi ognuno la pensa come vuole. E la mia domanda è: sì, però a te ti pagano per dirle, sì. Quindi no, cioè cazzo, è un po' come se ti dicesse il fornaio: ma mi pare buonissimo. No, il mio pane è buonissimo. E io faccio: no, è una merda. Fa lui: ma tanto te lo puoi fare anche a casa il pane. Sì, però te lo pago. Cioè, tu lo vendi, io il mio no. Cioè, io se me lo faccio a merda a casa mia, tanto lo mangio io, non lo vendo mia a nessuno. Te se mi vendi il pane o la muffa dentro, io ti prendo a testate e ti denuncio. Più o meno. Vabbè, comunque. E quindi la soggettività, l'oggettività l'abbiamo lasciata alle spalle. Uno dice: vabbè, almeno l'essere obiettivi della serie, ok, magari quel gioco ha fatto divertire un sacco, però almeno i problemi dilli, sì. Poi magari ci passi sopra, vabbè, ma infatti ragazzi, però almeno i problemi dilli. Infatti mi piace quando c'è Days Gone, che effettivamente aveva dei problemi di gameplay, ma parole sue, che l'ha visto tutto narrativamente, la dice lode, quindi fa una buona narrativa. Lode no, però una buona narrativa. Ma hai detto che, ragazzi, dico 10 lode per noi, per i canoni nostri, vero ragazzi? Cos'è per noi 10 lode? Storia che sia coerente dal punto A al punto B, esatto. Finale che abbia senso con tutto quello fatto nel mezzo, e character design, protagonista e comprimari che non siano cartoni che si muovono, ma che si evolvono e abbiano senso nella storia. A tutto questo sì, allora ragazzi, già da lì parte che ha un'ottima base. Esatto. Il gameplay può essere definito anche lo stesso della Sovasa. Ragazzi, parliamoci chiaro, come gameplay era gnì, la gente cosa l'ha votato? Ha votato la storia, non il gameplay, ha votato la storia, perché se andiamo a vedere che la Sovasa il gameplay è merda, cioè è basilare, però fu affondato perché ma altri giochi non meritevoli, perché non hanno niente di solito, anzi semplicemente distruggono tutto ciò che creano, vero Sonic Frontier, vero Sonic Scarlatto e Violetto, ma lì c'è mamma Siga e sua somma regina Game Freak che paga, fa sì, o Capcom, che vi ricordo ai tempi Resident Evil Village, con recensioni con smontavano completamente, ma non è più Resident Evil, non c'è più questo, ci casa più un cazzo col genere, addirittura una merda, quello e quell'altro, sì, bella la grafica, ok, allora te gli ha dato 5, cioè, però mi ha divertito 8. Scusa? E per gli ultimi? Sì, hanno evidenti problemi tecnici, ma c'è delle solite basi, vanno premiato.
e mezzo. E mezzo, ti fai. Da parte del problema pro nuovi Pokémon. Ragazzi. Ragazzi. Io lì veramente c'ho di quando ho visto. Guarda. Però i nuovi Pokémon. No, guarda, non voglio continuare mappe, perché sennò cioè, ci si mette troppo e ci bisogna andare avanti. E qui lascio tutto, ragazzi. Ripeto. Canale YouTube. Abbiamo fatto un video di pochi minuti con bipolarismo delle recensioni. Andate a vedere. Prossima notizia. Allora, stasera alle 2 ci sarà il Games Award. Oh. Domani vincerà il The Ring e morirà sangue. Tanto ragazzi, è inutile che ci sia. Ragazzi, fa parte di stamattina, non mi ricordo il canale, ma quando entri in un canale e la gente dice sì, però a me questa narrativa non mi sembra cercata a fare, e poi senti tipo dietro, ma guarda, no, c'ha la narrativa, cioè sì, effettivamente è una bella lore, guarda che la narrativa e la lore non sono cose che fa, ma non è vero, c'ha una bella narrativa attiva e una narrativa silenziosa. E lì ho già chiuso, cioè quando già senti gente che parla dicendo che Elden Ring ha una narrativa e il suo massimo esponente in Italia dice che non è vero, ha solo un ha un buon world building, neanche lui riesce a dire che abbia una narrativa, ma fan sfegatati, sì, capite che c'è un problema di fondo, vero? Capite che c'è un problema? Cioè, vi ricordo che il signor esponente massimo di From Software in Italia, ovvero il signor Sabaku no Maiku, alla notizia di Games Award dove è stato messo Elden Ring il best narrativa, lui ha detto ma assolutamente no, c'ha della lore, no, c'ha narrativa, infatti, detto proprio in inglese, c'ha un ottimo ci potrebbe anche stare, dovremmo sviscerarlo sto punto, un ottimo world building, ma non ha una narrativa. In mente gente la dipende, perché ragazzi, io vi voglio bene, questo non è tanto colpa vostra, è anche colpa vostra perché non avete la un cazzo di voglia di andarvi a informare, ma questa è colpa di della gente che seguite e dei recensori del cazzo che ormai non sanno più fare il loro lavoro e utilizzano volutamente a proposito terminologie perché usate malamente dalla massa solo per farsi capire e quindi attirare di più il bonobo che vede parole che riconosce, scusate bonobo, gli ignoranti funzionali che vedono parole che conoscono e quindi fanno oh sì sì vero vero. Ragazzi, la lore o il world building è semplicemente una narrativa silenziosa, ma è semplicemente scrittura del mondo, di è quello, il codex, ragazzi, è quello codex. Che è successo nel mondo per farti capire perché determinate cose sono successe e perché si trovano lì, ragazzi, è il codex, fine. La narrativa attiva in Elden Ring, in ogni gioco From, sono quei 3 minuti di cutscene iniziale e basta. Ragazzi, un esempio molto pratico e che, cioè, visto che è un gioco massivo, si suppone abbia giocato un po' tutti, è Horizon, il primo, Zero Dawn. Ragazzi, la lore di Horizon è lo Zero Dawn. Il cos'è lo Zero Dawn? Perché ci sono le macchine. Quella è la lore. La storia è la storia di Aloe. Aloe che si muove nel mondo e comincia a conoscere le varie altre tribù, scoprire. Notate la differenza. Poi sì, ovvio che le due cose si incrociano. Aloe vive nel mondo in cui c'è quella lore, ma qui, grazie al cazzo. Ma qui sentirai la gente dice ma anch'io mi muovo nel mondo di Elden Ring e vado nelle altre zone. Vero, ma tu non hai alcun peso al ma tu non hai fatti, ma non è vero, io poi creo i segni e tutto, ma nessuno te l'ha chiesto. Ragazzi io e non c'è lo scopo, quello è un pretesto narrativo. Forse è un pretesto narrativo. Tanto metto questo se fai partire il gioco. Allora, un pretesto narrativo, ragazzi. Il pretesto narrativo è quell'azione che deve compiere il protagonista per ottenere un determinato scopo che non ha alcun nesso da un punto di vista appunto di narrazione. Un esempio.
il fungo che dice a Mario la principessa è in un altro castello, un pretesto narrativo, perché serve semplicemente come incipit, come passo automatico. Melina la perata da un mondo, dal mondo 1 al mondo 2. Melina la perata che ti dice recupera le rune per diventare Alderaan è un pretesto narrativo. È un pretesto poi narrativo. Il tuo personaggio non fa un cazzo, cioè non cambi un cazzo. Cioè, semplicemente il posto era già decadente, la gente era già morta e i nemici sarebbero stati sconfitti da qualsiasi altra persona sarebbe arrivato. Cioè, c'è una minaccia impellente per la quale solo tu puoi fare quello? No, visto e considerato che lo fanno tutti. Cioè, c'è un reale motivo per la quale sei scelto tu? No, anzi, spesso e volentieri sei lì letteralmente per caso. Ragazzi, allora, vi faccio capire la differenza... Per farvi capire la differenza, in The Last of Us c'è una narrativa attiva, perché c'è tutta la storia in cui empatizzerete con Joel, Ellie e tutte le persone che incontreremo nel loro viaggio, giusto? Sì. Ma perché ci sono tanti dialoghi, loro parlano costantemente, e anche, attenzione, e anche lì c'è il world building, perché, sì. Perché se siete in questo post-apocalittico, cosa sono gli infetti? Che sono tutte di fondo, che quello è world building. La narrativa attiva è il viaggio di Ellie e Joel e delle persone che incontrate. Bene, cosa succederebbe se The Last of Us diventasse un gioco miyazakiano? Bene, via Ellie. No, sarebbe un survival. Aspetta, via Ellie, via tutte le persone. Ah, meglio, le persone le troverete sparse qua e là che moriranno tutte dopo una quest inutile. No, ma vabbè. No, Andrea. Ma aspetta. È molto prima. Sarebbe Ark. Sì, allora, infatti, levate tutto. Prendete una città di infetti. Io ti prendo il personaggio. Ti butto lì. Poi ogni tanto c'è uno straccio di giornale. Tipo, non lo so, delle riviste. Trovate qualche sopravvissuto sparudico che vi dice sì, è successo questo, mi ricordo qualche tempo. Bene. Lì non c'è narrativa. Io ti ho dato un pretesto narrativo che è sopravvivi, ti ho buttato nell'ambiente di The Last of Us, che poi sarà quello che sarà l'online, tra le altre cose, secondo me. Ti butto lì, fine. Quello è Elden Ring. Non c'è narrativa, c'è un world building, perché comunque c'è tutta la costruzione del perché sei lì e perché il mondo è così, ma non c'è narrativa. Capite la differenza? Vai. Poi vabbè, semplicemente volete un altro gioco alla Elden Ring per capirlo meglio. La prima versione, perché ora non lo so come è messa adesso, la prima versione è di quello dei pirati, quello che c'è su Game Pass. COT. Quello è solo world building. Cioè... voi prendete un gioco, semplicemente prendete e giocate. Il fatto di trovare una mappa per andare a un tesoro è un pretesto. Cioè, perché fare un posto piuttosto che un altro, fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro, non cambia minimamente. Ed è più scemo, anche se c'è un minimo di narrativa, un altro gioco del genere, Grounded. C'è narrativa, ma scussa, anche quello è semplicemente world building. Perché, esatto ragazzi, ma i Souls sono tutti survival. Che tu li giri. Bello. Non a livelli di Shadow of the Tomb Raider. Beh. Ehi, tu. Molla il telefono. Adesso, cazzo. Pretendo le sue scuse. Voi tenete gli occhi aperti. Ci sei? Però ragione, Sammy mi è familiare come nome. Dove siete? Vicino al percorso della parata. Danny è ferito. Non posso raggiungerti in macchina perché le strade sono chiuse. Senti, c'è un negozio dietro al cimitero. Vuoi venire lì? Sì. Troverete una macchina ad aspettarvi alla banchina. Lincoln, state attenti, ok? Sia tu che Ellis. Tranquillo. Sammy ci manda un'auto.
sarà alla banchina di carico del negozio. Dio benedica quel vecchio. Andiamo. Le cose all'Austin Power. Ti sarebbe piaciuto, eh? Beh, è un classico. Te dici? Sì, è una cosa del genere. The Division? No. Sentirò che c'è la strada col... Ah, a proposito, a proposito, è vero, un'altra notizia che ho scoperto io stamattina che ero curioso. Allora, sappiamo che c'è stato un mega enorme update per Sentirò, l'ultimo, dove dovrebbero aver cambiato un botto di roba. Effettivamente poi mi ha messo la curiosità, se me lo ricordo sarebbe carino ridargli un'occhiata. Ma quello lo farò poi io in privato. Mentre... la notizia che volevo... la mia impressione è che parla del tizio sarà... ma stavo scopando quelli. Praticamente prima ci stava dando dentro. Sì, effettivamente non essendo contento. Ora è culotti. Fai finta di niente, eh. Comunque dicevo, la cosa interessante è che Volition è passata da sotto Deep Silver a Gearbox. C'è qualcosa di storto in quel ragazzo. E lo sapete che la cosa non mi dispiace, perché ci siamo sempre domandati come sarebbe stato un gioco in collaborazione tra i due, perché hanno il solito tipologia di umorismo praticamente. E vi dirò, secondo me ci guadagnano, sai? Oh merda. Adesso che cazzo facciamo? Alice. Che cazzo di poliziotti sono ovunque. Alice, calmo. Andrà tutto bene. Ok, voi prendete Danny e i soldi. Raggiungete l'auto. Io penso a distrarre i poliziotti. Ehi, non esiste, cazzo. Tutto ok, non andrà da solo. Gesù ci ama tutti quanti. Amen. Ok, andiamo. Ehi, qua giù! Non so se state notando la differenza sempre tra Vito e Lincoln. Zone rosse, se in una zona rossa di polizia, qui gli sbirri... preferisco sparare e poi fare domande. Bene, lascia la zona e poi attiva non è che nascosto. Bisogna scappare. Ma non non è rapido. Sì. Mi stavo totalmente, cioè io ho pigiato da un quarto d'ora. Andiamo bene. Andiamo bene, dai. Nasconditi da qua. Poi com'è che si vedeva? Cosa? Non lo so. Levetta? Perché nel 2... Attenzione. Ah, te l'ha detto. Sì, allora... cazzo devo passare? Diventa nel cimitero. Y per saltare. Questo sa cosa mi ricorda? Infamous 2. Cioè, vabbè. Beh, effettivamente siamo... Allora, zone blu? Muoviti continuamente. Sì, però ho capito, ma se le metti letteralmente ovunque, io dove cazzo scappo, secondo te? Lì. Devi capire. Non sai, muori. Beh, sì, in effetti potrei volare.
Dumbo. Beh, la possibilità quel c'è. A tutte le unità disponibili. Oh. Individuo sospetto a piedi. Agenti sul posto. Comunque sentire Gian Andrea mi fa strano. Sì. Ti conveniva andare a sinistra. Niente di niente. Andiamo laggiù. Che ti abbia fatto. Questo è interessante. Level design. Mi piace. Questo è un pro. Se sono studiate le cose, ragazzi, per me è già far alzare il voto. Destra. No, destra è dove c'è quell'altro. Contatto visivo con il sospettato. Avviare le ricerche nelle vicinanze. Vedi, via. Ecco, ti mandare a destra allora, guarda. Guarda la mappa. Non c'è altro a destra. Continua ad andarti in culo al massimo. Stai fermo. Forse... No, vedi. Allora non bisogna venire di qua. Un po' dobbiamo andare a sinistra. Colpito! Attenzione a tutte le unità. C'è stato un omicidio nel French Ward. Il sospetto è un uomo di colore. Dovete intervenire. E copertura! Ottimo. Ci siamo persi, ma prima mi aveva detto che ci saremmo rivisti alla casa. Entra! A tutte le unità, il sospettato ha preso possesso di un veicolo. Metti, non fare il pathos. Rampa, rampa, prendi la rampa! Abbiamo uscito dalla zona blu, vai a sinistra, mi sembra quella più corta. Era quella più corta. Adesso la minchia. Mirko, non ti dico niente perché come probabilmente... Qui non c'è lo speronamento, vero? In realtà... Ovviamente le macchine ora saranno Dio. Com'è che si faceva la... Madonna! Cioè, è come cercare di muovere un... derma con le morroidi. Porca miseria. Come ti faceva? Il quello per rallentare il tempo. Ah boh. So che l'aveva detto, ma chi se lo ricorda. Metti start e guarda i comandi. Allora. Allora, guida rallentata, faccio 6 Y. Non si vede un cazzo di niente, però. Gian Andrea, stai buono. Dai, continua così, vai sulla sinistra. Vai. Guarda la strada te. No, cazzo. Ormai ce l'avevo lì. Questo invece è un classico di questi giochi, macchine che della polizia che poppano da niente. Unità di supporto, sospettato localizzato a Bois Verdun. Vai. Ti levi da coglioni. Se ne usciamo vivi. Ok. Dormire sul letto di tette. Non mi interessa quanto cazzo costa. Anch'io voglio dormire sul letto di tetto. Sì, sì, sono andati. Lo sapevo che ce la facevamo, lo sapevo. Siamo ricchi. Sono cose più da fakiro. I'm robbing people with a sex gun. Se vuoi apri la mappa per selezionare un obiettivo. Che obiettivo? Ok,
obiettivo, infatti, no? Infatti. Culo! I fought the low and low lost! Mettere... Va bene, è deficiente. Non lo so. Beh, quanti sono? Poco più di 2 milioni di dollari. A porzione. Santa madre di Dio. A porzione. Posso, chiamo un tizio che conosco e ci faccio portare 3 puttane. Ragazzo, nessuna puttana metterà piede in questa casa. Sicuro? Guarda che 2 sono per te, eh. Io scoperò nella mia nuova drift. Eccolo, apprezzerei. Sapete, per tutta la vita c'è sempre stato qualcuno che mi comandava, dicendomi dove potevo andare, cosa potevo fare, con chi potevo uscire. Ma adesso... Quello che avete fatto oggi, questo cambia tutto. Questi non sono solo soldi, sono libertà. Vera libertà. Nessuno ci dirà più che cosa fare. A nessuno di noi. Volere è potere, eh? Volere è potere. Bene, bene, bene. Guardate chi c'è. Eccolo là. Eccolo. E guardate chi vi ha portato. Mi dispiace metterne altri 2. Porca puttana. Sarà un piacere. George mi ha detto che durante la rapina le cose si sono messe male e che Lincoln vi ha salvato il culo. Dovresti essere orgoglioso di lui. Lo sono, Sal. Più di quanto immagini. Oh, Cristo santo! Questa è proprio roba fatta in casa senza culo! Sentite qualcuno fuori. Vi spiace se entra e prende la mia parte? Ehi, George. Niente. Vediamo se riesci a bere questa roba. Ma sì, versamene un po'. Bevi whisky di frumento, diventerai un uomo. Sono tutte uguali? Prendi quella alla fine. È la tua quota. Più quello che ti devo, più un piccolo extra per il disturbo. Non ci sarei riuscito senza di te, Sammy. Stasera ti sei rimesso in pari. Prendici qualcosa che sia davvero buono. Dobbiamo festeggiare. Non me lo faccio riprendere. Ehi, versa qui. Facciamolo, ragazzi. Sai che ti dico, Lincoln? Cosa rosgo? Probabilmente sei il figlio di puttana più tosto che abbia mai visto. Ma non dovevi dire di no. Scusami. Prendi quella borsa, andiamo. Scusami. Stava bruciando tutto. Ma tutto lui come è sopravvissuto? Cosa mi portò lì? Per sopravvivere, ti ho cercato, è sopravvissuto con un proiettile. Sì, ho capito. Infatti. Ho qualcos'altro. Ah, ok, questo sarà l'ennesima storia di vendetta. Perché avevi dubbi? Te l'ha detto, all'inizio che noi avremmo sterminato tutta la mappa di New Bordeaux. Mentre trascinavo Lincoln fuori dall'incendio, si svegliò e riuscì a dirmi di chiamare John Donovan. Ed è quello che feci. Spesso vorrei non aver mai fatto quella telefonata. Signor Donovan, lei conosce questo individuo? Certo, è Sal Marcano. E cosa mi dice di questo? Lo stronzo è il suo inutile fratello, Lou. Senta, facciamola finita con questa sceneggiata. Che cosa vuole sapere? Ha aiutato Lincoln Clay a uccidere Sal Marcano e tutti i membri più importanti della sua famiglia? Certo che l'ho fatto, cazzo.
Allora, quando muore il coso Kennedy. Ok Mirko, ma per ora registicamente metto oh, ma... Dio. Beh, comunque metti un attimo cose. Avete, pensaci bene. Però mancava. Il primo sei quello che da zero diventa, cioè quello del periodo, chi schiacciato dalla società vuole qualcosa di più. Quel periodo era la criminalità che pagava, è entrata la criminalità. Vito il 2 era il tipico scagnozzo. Fine. Mm-hmm. Cioè, anzi, tipico killer senza cervello che ti dicevano vai lì e lui andava lì. Ma infatti secondo me l'unica cosa che avevano sbagliato di Vito è che doveva essere il killer. Dovevano puntarlo sì dall'inizio con il discorso che lui fa il killer. Esatto. E quindi magari lui dire ok e puntare su quello, allora avrebbe funzionato secondo me. Sì, perché fa io senti una cosa che ho sempre saputo fare da quando sono tornato alla guerra è uccidere. La guerra mi ha insegnato a uccidere. E quello che so fare bene è uccidere. E quello devono fare. Lui doveva diventare il vicario della mafia. Mentre lui adesso sta facendo la storia del secondo, se ci pensi bene. Ma fatta bene. Ovvero, lui alla fine è come se fosse rivalsa sociale mischiata a vendetta. Sì. Quindi alla fine ci sta. Il piano è quello, padre. State per intraprendere una strada pericolosa. E cosa dovremmo fare? Salmarcano merita di morire, non lo so. Ma se la spite. Uccidetelo. Ma poi dovete smetterla. Sì. Non è abbastanza. Basterà se deciderai tu che è abbastanza. Vito era quello. E infatti lui ha sempre sognato soldi perché suo padre era povero un cano, non era il signor nessuno. So cosa ti ha fatto Sal, Lincoln. Ma niente di ciò che farai tu ti ridarà mai quello che hai perso. Comunque ragazzi, però registicamente questo è quasi al pari del primo. Non è questione di riportarli indietro. Ecco, questa Software House, io vorrei che 2K voglio che quel bastardo gli dia più gente, perché se lo merita. Non ho ancora capito, ma ci ha colpito di striscio allora. Non c'è entrata in testa. Cosa? La ci ha colpito di striscio. Vedi? La cicatrice. Oh. Una volta che inizia a percorrerla, però c'è cioè, nell'immagine, cioè, letteralmente non lui si torna più indietro. Guarda la cicatrice. Vado da Sammy a prendere la mia roba. Sei pronto? Io ti aspetto in macchina. Ci hai insegnato a porgere l'altra guancia, a non reagire. Il problema è che non funziona. Non nel mondo reale. Il 98% del suo, solo il 2% di loro diventa ricco e potente. Gli altri sono dei pezzi. Sì. Il problema è che se mi ci devi fare una storia, vorrei giocare col 2%. Infatti ti fanno giocare quello. Ripeto, io e Mirko. Io e Mirko abbiamo trovato il sistema per sistemare il secondo. Se lo trasformavano come nel killer della mafia, funzionava da Dio. Cosa c'è di là? C'è un altro simbolo. Pensi che sia perché del prete? O c'è proprio qualcosa? Intanto c'è un oggetto. Volevo trovare risorse e alleati. Quando stai combattendo sono più okay. Quindi quello è il simbolo dei rifugi. Questo devo ancora capire cosa sono. Perché non è il primo. La musica come al solito fantastica dell'epoca. Mi dispiace per quelli che li guarderanno in differita e vedranno probabilmente la live mutata. Shalate Avin in live. Sì, beh. Non so se anche quella esportata senza audio. Cosa? Anche quella esportata è senza audio? Sì. Ah, ok. Perché esporti quello che ti hanno salvato. Penso, però non sono mai, non ho mai controllato. Abbasso un pochino perché ok sentirlo, ma bisogna anche parlare, no? E non voglio parlare troppo. E ora guardiamo, perché ora penso il gioco parte adesso.
sembra molto convinto del piano. Non stare a preoccuparti. Comunque non aspetto. Troppo alta. Tutto, ma porca troia. Ma si era abbassata? La musica è abbassata. Quindi forse questo ha effetti? No, no. Non è neanche qui. Prova generale. Ah, ok, come filmato. 25. 27 e mezzo. Vai. Voglio solo evitare di finire in quell'inferno di cui i cattolici parlano. No, anche perché banalmente non si può più cazzo. Che ha fatto e non ha mai fatto la spia. Credimi se ti dico che possiamo fidarci di lui. E va bene. Allora, mi dici cosa dobbiamo fare veramente? Uccideremo Marcano e gli stronzi che lavorano per lui. Stronzate. Se fosse tutto qui avresti preso un XM21, ti saresti dipinto la faccia e quei figli di puttana sarebbero finiti al creatore prima di cena. E sicuramente non ti sarebbe servita una sala operativa. Questa è una cosa carina, soprattutto qualche anno fa, quando la fabbricazione dei proiettili non era ancora fine come adesso. Capitava di trovarsi dei colpi che avevano una potenza molto inferiore ed essendo la calotta cranica molto dura, i proiettili venivano deviati dalla curvatura della calotta. Una festicciola per Sammy? Sweet. Grazie. Grazie, hai dato una spiegazione sensata di quello che è appena successo. Grazie. Posso fare un momento spannimino mio? Vai. Ragazzi, per chi sta seguendo la live e soprattutto per te Sweet, perché potrebbe interessarsi anche voi, prossima settimana, lunedì, non perdetevi la live mia del pomeriggio, perché porto, si spera, un nuovo format. A cadenza, quando viene, viene, quindi non ve l'aspettate, quando viene, quando c'ho roba, la fo. Ovvero parleremo di nuovi manuali, di nuovi giochi di ruolo. Lunedì, Forbidden Land. Tra l'altro, Sweet, nel caso girasse quel giorno in cui si potrebbe giocare, ma siamo troppo pochi o non ci vai, si potrebbe fare una washottina su quella, potrebbe essere interessante. Siamo tutti e due che c'è un solo modo per uscire dal giro. E comunque non hai risposto alla mia domanda. Voglio prendermi la città quartiere dopo quartiere. Marcano voleva chiudermi nell'hollo. Fanculo. Quando avrò finito controllerò l'intera baracca. È proprio quello che volevo sentire. Ti ripeto, ovviamente, che devo trovarlo. Cosa di così impegnativo? Ora ho questa... Oh, non lo so, perché ti hanno sparato in faccia? Magari ho perso qualche allora. Colpo, ma tornerò alla grande. È sempre così. Cristo, se è vero. Dimenticavo, so che la cosa non ti stupirà, ma la maggior parte dei piedipiatti della città è sul libro paga di Sal. Sì, l'avevo immaginato. Stai attento, se gli sbirri ti trovano a pestare gli sgherri di Sal, ti staranno subito alle calcagna. Sicuro che non ti serve un passaggio? No, amico, non serve. Vado al motel. Passa da me quando sei pronto. Qual era? Guest Remotely. Ok. Ma a dirla tutta, se non fosse successo, se non avessi visto quello che le hanno fatto. Levati di mezzo. Ah, mi interessano i nomi. Amici. Ecco, oggi non fatelo, perché pure il calibro più piccolo in commercio passa a parte perché adesso le munizioni in contrabbando sono veramente poche. Nei proiettili fallati è molto raro, mentre gli anni addietro magari ti trovi munizioni usate nella seconda guerra mondiale, rimaste in magazzini umidi per anni e quindi a polvere non era così performante. Vabbè, ci sta. Allora era questo. Sì, ok. Palle. La cosa è rimasta del negozio. Che cazzo? Bentornato a casa, figliolo. Chi è il prossimo a cui devo aprire il culo? Ehi, è un stronzo, allora. La sua auto è un bestia. Voglio che ti occupi dell'allo. Ma
non dovevi dire di no. Ma che cazzo? Ah, comunque Switch, altra cosa che te c'eri, potrebbe anche interessarti. Abbiamo scoperto che Volition ha fatto una mega patch per Saint Row e non è più sotto Deep Silver, ma è andato sotto Gearbox ora. Quindi potrebbe. Credo ancora che sia una cattiva idea. Muoiono molti ragazzi in Vietnam. È una cosa che devo fare. Ti ho mai detto come l'ho avuto? Certo, l'hai rubato. Proprio così. Dalla tasca di un vecchio bianco che veniva da queste parti a fare casino. Tienilo con te, mi ha sempre portato fortuna. Non posso farlo. So che credi di essere solo al mondo, Lincoln, ma non lo sei. Sei e non lo sarai mai. Mi piaceva con la barba, in realtà. Non ci stava male come... Coltare il combattimento dei biglietti di Mishkan. Che scegli di seguire l'animazione dei tagli nel menu. Ma anche no. E questo è un altro rifugio, suppongo, vero? Guarda, una scimmia a tre teste. Buonasera, Simone! Quando sei in giro, qui ci sta tutti i soldi che finiscono nel tuo portafoglio. Quindi ucciso che perdi gran parte dei soldi che hai nel portafoglio, quindi ricordati di metterli al sicuro. Carina. La cantina di sangue di tenere sicuro il denaro che ha nel portafoglio. Carina questa cosa. Sì, ma penso che in questo momento siamo di pezza. Lo vedi? No, è 1200 dollari. Quindi, troppo si selezionerà. Questo non è. Puoi cambiarti l'abito? Nero pure. Era immerso in The Devil Within. Beh, siamo contenti di questo gioco. È un bellissimo gioco. Un po'... ostico spigoloso. Primo. Sì, spigoloso, sì. Però dai. Azione, preparati soldato, formali. Posso vedere. Sì. Fatti un rappresentante di un assetto militare. Troppo. Questo è più snello. Però boh, secondo me. Questo, questo è proprio da. Comunque quanto grosso. Questo c'è da. Ah, guarda, ti cerco come sbloccarle. Completa le missioni storia in faccenda in sospeso. Torna in strada. Questo non lo sono arrivato. Verificare le abiti iniziali. Mentre quell'altro andiamo un po'. Questa a seconda di quello che dobbiamo fare lo, ce lo mettiamo. Oddio, questo non ci sta neanche male. No, questo no. No. Solo quella. Questo sembra. Aspetta, sembra lo zio di Willy Smith. Di principe. Sono Toretto. Bravo. Ah, questo vabbè, ci sta anche quello d'iniziale. Attivo signor Borg. Questo per le azioni, quelle della sera. No, troppo tamarro, troppo Jim Hendrix. Oddio, questo in realtà ci starebbe. Questo è normalissimo. E questo è. La missione di caccia alle taglie. È proprio bloccare. Boh, ora guardiamo. Ah, quella di Mafia 2 di Vito Scale. Perché? Perché Mafia 2? Dateci Tommy. Mafia 2, io non so, ma ha fatto più successo il 2 del primo? Ovviamente perché non è piaciuto a noi, quindi la risposta la so già, è sì. Io vorrei avere un ritmo di turni regolari per poter lavorare al manuale, ma sembra che tutto voglia... Sweet, lo sapevi che sarebbe successo, lo sai, no? Lo sapevi anche te. Devi rodare intanto all'inizio. Dovrei sistemare. No, allora, Sweet, ho visto i tuoi turni. Semplicemente devi cominciare a entrarci poi nel ritmo, devi ritornare nel ritmo, sì, poi lo sai. Fa caldo qui nell'ollo, molto caldo, e non parlo della temperatura, anche se si suda davvero. Questa ma è la radio? Sì. E stasera parleremo di uno dei figli dell'ollo. Scappate, scappate! Non è solo un capo. È una fonte di ispirazione per tutta la nostra comunità. Insieme a suo figlio Ellis e al ragazzo che ha adottato Lincoln, scritto Shia. Ha sempre fatto di tutto per aiutarci attraverso la sua società della benevolenza. Se qualcuno non riusciva a pagare l'affitto, a comprare. Ma che è quello che è morto? O pannolini o qualcosa. Vabbè, parlare di lui.
Entra lì su. Ma poi lì su. Perché ne dubito. Ma c'è scritto CIA. È nella stanza qui. Non puoi spaccare il vetro con un cazzotto. Cazzotto, B, B. Però, strano, però c'è una porta che collega le due stanze, vedi? Bello carino la chicca. Quando parlavi di sala operativa. Vedi, il successo di un'operazione segreta sta nella negazione plausibile. È per questo motivo che ho rubato tutto all'FBI. Se va tutto a puttane, le conseguenze le pagheranno quegli stronzi. Vedo che non hai perso il tocco magico. Se c'è una cosa in cui sono bravo, è fregare Uber e le sue signorine. Mentre eri in convalescenza, ho recuperato un po' di informazioni. Volevo vedere se c'erano risorse che potevi reclutare. Ho trovato tre. Un bel trincio. Ora la mia priorità è togliere Lollow dalle grinfie di chiunque l'abbia preso. Sì, lo immaginavo. Gli haitiani. Pensavo fossero spariti dopo che ho ucciso Baca. Per fortuna sono tornati. E non sono troppo contenti che Sal abbia dato Delray Hollow alla mafia del sud. Mafia del sud. Un'idea di Georgie. Gli fa spacciare l'eroina sperando che ci caschino tutti. Figlio di puttana. Non permetterò che quegli stronzi distruggano tutto quello che Sammy ha costruito. Chi c'è al posto di Baca? Non lo sappiamo. È riuscito a tenere segreta la sua identità. Segreta? Anche a John Donovan. Non lo credevo possibile. Non è colpa mia se sono cromaticamente svantaggiato. Quindi l'unica opzione che ho è seguire uno degli haitiani sperando che mi porti dal loro capo. Ehi, è meglio di niente. Quando sarai entrato nelle loro grazie, vieni a trovarmi. Sto finendo di sistemare qualcosa che ti piace. Sono cromaticamente svantaggiato. Mi piace. Allora, Hangar 13 comunque è registicamente bravissimo. Io comunque posso... Sì. Possiamo anche andare... infatti è aperto ora, tipo. Ma qui la gente non sa che esiste una cosa chiamata aria condizionata. Cristo. Ah, forse è lui. Sal rappresenta tutto quello che c'è di sbagliato. Mi sa che c'è lui proprio. È uno sporco bastardo che crede di potersi comprare un nome. E noi come lo conosciamo? Per la guerra? Sì, era... reclutatore militare, nel caso certo. Cioè, aveva quel numero... Ok. Precisamente la macchina si è spostata tra l'altro. Mirko che sbaglia le direzioni perché non guarda la mappa. E anche se c'è segnale che dice andare da parte, lui se ne sbatte. Perché lui è un ciaddore e deve essere le strade che si devono adattare a lui e non il contrario. Yeah! No? Sai quello? È il giubbotto verde. Qui sono già... l'hanno già creato i giubbotti e i proiettili. So perché mi va a pigiare Y. Ma tutta roba su soldi. Questo spot. Stai scassinando, Mirko. Yeah. A meno che non vuoi rapinare. Quindi è dentro. È un negozio normale. E noi stiamo facendo. Ok. Ah, sarà un negozio questo. Ma fai brividini? Ah! Hai mai assaggiato la carne bianca dolcezza? Ah! È un burdello! Esatto! Hanno cercato di lanciare Miss Bordonera.
Zona ostile prostituzione. Poi non si può. C'è un posto che si può salire. Quindi aspetto ostile perché c'è meno, no, forte? Penso di sì. E allora andiamo. Sì, ancora no. Ti sei mai fatto solleticare da un milionario? No, dov'è? Collezione. Che è questo? Te, lo vedi? C'è il punto esclamativo, te lo fa vedere. Gli piacciono i doppi capezzoli. Allora, forse all'epoca con i registi del genere venivano doppi capezzoli. Piatto. Burlesque. La mia chiesa è la città di New Bordeaux. Enter the deep dark jungle. Misteriose. E sarei uno sciocco a non affidarmi a lui. Vero. Quando sento cantare. E niente. Anche te vuoi entrare nella. Io sapessi molte cose, voglio entrare. A fare lo spedino. Entro nelle vostre stanze con lo streaming, con le vostre vite. Aspettavi lei per rompergli le balle? L'esercito americano manda gli uomini neri in Vietnam a farsi macellare e poi si chiede perché vogliamo. Comunque, visto c'era il simbolo del Saint Virgilio. Mi hanno ridotto le ore, ancora. Solo che stavolta hanno cercato di incolpare l'inflazione. Sai anche tu che è una stronzata. Volevano solo riempirsi un po' le tasche. Déjà vu. Ho sentito che riportano dentro James Earl Ray. Incredibile. Si aspettano davvero che crediamo che sia stato un uomo solo a far fuori il dottor King? Troppo facile. Scontato. È questo che mi preoccupa. Mettiamo che sia stato davvero solo lui il responsabile della morte del dottor King. E se fosse davvero così facile uccidere i grandi uomini come il dottor King, il presidente Kennedy, perché era rosso il furgone? Allora questo paese non cambierà mai. Fatichi, sudi, ti spezzi la schiena. Poi arriva uno. Tanto sono loro. Ehi, zuccherino nero. Sei proprio uno schianto oggi. Ok. Vai al diavolo. Come andata? Trovare all'interno per ottenere informazioni importanti. Ok. Informazioni sarà perché volta muoviti furtivamente. Vado. Quindi per arrivarci furtivamente? Quindi procedo che può dire almeno 3 o 4 pezzo per pezzo. E se non funziona, devastiamo tutta la loro merda a martellate. Vero? Cosa più incredibile è vedere così tanti bianchi che sbavano dietro alle fighe nere. Chiariamo una cosa. Quei bastardi, se lo fate. Aspetta, cosa? Tranquillo, amico. Non ho guardato. Non allungo almeno. Vorrei davvero non averlo sentito. Che fai a butti? No? Che si dice? Vogliamo tutti cacciare i sudisti dall'Hollow. Dammi il tuo capo e li sbatterò fuori. Cazzo, merda. Vai al negozio voodoo, lì troverai il capo. Scusa per il mal di testa. Ehi, ehi. Se spara a qualcuno, gli sbirri faranno il culo anche a noi. Me l'ha parcheggiata un po' a cazzo la macchina, o è la mia impressione? Ah.
Beh. Cioè, la mia impressione me l'aveva riparcheggiata un po' come gli pareva a lui. E niente. È meglio lasciarlo in pace. Meglio fare attenzione con quello. Ci sia tutto. Dovrebbe segnare. Tappazzo di legnate, sono qui. Ma è bello, cerca un modo per entrare. Sfondare l'ingresso non è che sia difficile, tu pare. La televisione, quella roba non ti fa arrivare. Va bene. Beh. Beh. Caffè? Bel trucco quello all'accampamento degli haitiani. Fingere che Paca ti tenesse prigioniera. E tu dovresti essere morto. A quanto pare siamo entrambi pieni di sorprese. Sembra proprio di sì. Che cosa posso fare per te, Lincoln Clay? Devi aiutarmi a uccidere Salmar Cano. Capisco. Qualche mese fa cercavi di uccidermi. E ora vieni qui e ti aspetti che io mi fidi? Ora che Marcano sostiene la mafia del sud, vedrai che tra poco verranno da te. E quando lo faranno, uccideranno chiunque sulla loro strada. A meno che io non entri nella tua squadra, dico bene. Farò in modo che tu ottenga l'Hollow. Poi dipende da come andranno le cose. Sai perché io e Sammy eravamo in guerra? Perché voi avevate attaccato la lotteria. Ti prego. Soltanto perché non vuoi accettare una verità scomoda, non mi pare il caso di essere così naif. Sammy e io lottavamo perché la gente dell'Hollow merita di meglio di un vecchio idiota doppio giochista che distribuiva lattine di cibo solo quando ne aveva voglia. Che faceva sempre quello che Salmar Cano gli diceva di fare, anche se lo metteva contro la sua stessa gente. Faceva del suo meglio. Ma il suo meglio non era un granché, o sbaglio? Quando avrò l'Hollow, lo gestirò come vorrò. Non accetto condizioni. Finché mi dai accesso a tutti i tuoi uomini, alle tue connessioni e un posto dove nascondermi ogni tanto, puoi fare quello che vuoi. La volta, Silt. Sì. Oh, Marcano. Lei era... in realtà no, lei era il capo degli indiani. Quella che abbiamo salvato? Sì, ti ha fottuto alla grande. Portarli nel bayou. Dopo averli affamati per qualche giorno, li libera. Dice loro di scappare. Alle volte libera i cani. Sai. Ah già, è vero, è bastato quello dei due. Dei filmati. O l'ho sento solo io, ho battato. Oh. È basso. Sì, però. Mia sorella. Questo è tutto ciò che mi resta di lei. O ci sta fottendo un'altra volta. Oh, lo trovo. Da queste parti è ancora pericoloso per lui, così continua a muoversi. Ma i suoi uomini agiscono dalla chiesa e dal vecchio teatro. Però una donna a capo del coso non è poco, il nome della moglie di Sammy. A parte aspettano voodoo e tutto, no, in realtà ci sta. Prima di quello.
È una mamma. Uno dei miei lo sta tenendo d'occhio. Per vedere cosa riesce a scoprire sulla gestione, dovresti andare a parlargli e capire cosa sa. Quando me ne sarò occupato, penserò alla chiesa. Cioè, lei lo sa, guarda, un po' come un... un bel manzo, eh? Alla fine è un bel vitellone. Boia! Cazzo, c'è un bel vitellone! È enorme! Perché c'è il simbolo... Guarda, c'è il simbolo di Saint! Perché c'è il simbolo di Saint? Allora, affiliati. Reclutando Cassandra... Hai avuto accesso al suo... affiliato, il mercato d'armi. Aumentando gli introiti dei tuoi generali avrai accesso a tutti i loro affiliati e potrai migliorare i loro servizi. Mercati d'armi in base a un negozio itinerante d'armi e rifornimenti. Puoi vedere le migliorie future e gli oggetti per il mercato d'armi nel menu delle risorse alla voce affiliati e migliorie. Le mine di prossimità sono ora disponibili presso il mercato d'armi. Ok. Le mine di prossimità fanno le mine di prossimità. La televisione. Ah. Vedere la merce. Jackie, cos'è successo? Perché stai guidando un camion? Cos'è successo al tuo negozio? Il governo mi ha fatto chiudere. Non vogliono che i negri comprino armi. Hanno paura che ci mettiamo. Missione sta sbloccata, prostituzione. Figli di puttana. Non dirlo a me. Dimmelo se vedi qualcosa che ti interessa. Allora, armi da fuoco e migliorie. Attrezzatura, ricambi veicoli, sforte. Migliorie per Lincoln. Che senso? Ah, più riserva di adrenalina. Medico stamina. Aumenta gli introiti di vito. Ah, però è bloccato. Ah, questi sono bloccati. Interessante questa cosa. Ma qui cosa abbiamo? Intanto ci ripristino munizioni. Ok. Niente dice non rompermi il cazzo se vuoi continuare ad avere una faccia. Meglio di un fucile a pallettoni. Severo, ma giusto. Guarda qua. Ok. Fucili e armi speciali. Questi ce l'hanno il coso. Fatevi ti fa vedere. Perché alcuni hanno... Ah, equipaggia gratis. Questo è quello che abbiamo noi. Mirko! Grazie, grazie infinite per la sub, molto gentile. Questo mi sa perché l'avevamo già sbloccato per cazzi nostri. Questo fa molto Terminator. Ok, allora, però lasciamo così. Molotov. Però questo anche questo so. Gemi urlanti, granata a frammentazione. Carica C4, mina di prossimità, quella che ci avevo già detto prima. Ok, vabbè, va bene. Quindi ha detto che questa cosa la vediamo dal menu. Forse risorse? Esatto. Distretti controllati, capo della mafia haitiana del Rey, Olo Cassandra, sconosciuto, capo della mafia haitiana, gestisce gli affari da un negozio voodoo, altro. Interessante. Allora, documento redatto da Donovan John. Non ho quasi niente su Cassandra, sempre che sia il suo vero nome. Vabbè. Tu l'abbia fatta grazie a cosa, ma noi ti ringraziamo comunque. Grazie. Grazie finite, Mirko. Allora, dopo che l'hai conosciuta, ha rilevato le sue impronte al negozio. Né i federali, né i mangiaciambelle locali hanno niente su di lei.
Per quanto riguarda la sua bottega voodoo, l'ultimo proprietario era un certo Kilmick e Eugene Robbins nel 1905, ma non si sa come Cassandra ne sia entrata in possesso. Ecco quello che so. Circa 18 mesi fa, quegli imbrattacarte dell'FBI iniziano a interessarsi a un gruppo di militanti neri che si sta organizzando ai margini dell'Hollow. Il gruppo è formato soprattutto da haitiani, espatriati e gente del posto che non vede di buon occhio Sammy. Alla fine prendono in mira anche gli affari di Sammy, ed è qui che entri in gioco tu. La cosa strana è che tutti, e dico tutti, pensavano che alla guida degli haitiani ci fosse Baca. Ma come fa una donna a tirare su da nulla un'organizzazione criminale riuscendo allo stesso tempo a mantenere segreta la sua identità? Non ne ho idea, ma Cassandra ci è riuscita. E credo che abbia a che fare con la sua fede sincera nell'emancipazione dei neri e nel voodoo. Analisi. Trattala con i guanti, perché non esiterà a farti il culo se pensa che i tuoi interessi vadano contro i suoi. Ma quindi è diventato improvvisamente sentero? E questo? Ruba le armi della mafia del sud e porta la Cassandra. Mercanti d'armi. Ok, quello che ho detto. Armaiolo, operatore. Questa cosa mi piace. Mi piace assai questa cosa qua. Oh no, lui è Vito. Ti prego, dimmi che non sei Vito. Mi sparo. Diario, vabbè, questo è diario. Vedi archivi. Ok, questo ci fa. Ma bravissimi. Ma hanno fatto. Cioè, qui le leggerei tutti, ma non penso sia il caso di farle. Comunque. Poi, quindi, allora, questo. Ovviamente c'è il coso verde, quindi un alleato. Questa è una zona sicura. Ok. Cazzo, interessante. Ah, aspetta. C'è la margine. Ma al solito guido io, faccio disastro. Classico. Ma davvero sta diventando davvero un sentero. Che non mi dispiace. È diventato un sentero. Ah, letteralmente è diventato sentero. Ah, ma Ico, grazie. Guarda, per farti capire, ora abbiamo questo. Risorse. Lei direttamente è una nostra affiliata e leggi qua, e soprattutto questo. Lei possiamo aiutarla a aumentare gli introiti, e ogni aumento degli introiti, quindi come punto di esperienza, ci sbloccherà queste cose per noi. Ok. Vedi, come ad esempio questa ruba le armi della mafia del sud e porta la Cassandra, che è una cosa da fare per lei, quindi penso lo aiuterà. Beh, è diventato sentero. Questo ci sta. No, perché ripeto, ragazzi, questo, ve l'ho detto, è un'altra cosa. Ora qui, letteralmente, questo si chiama mafia perché la creiamo noi. Qui. In questo, sì. L'ha detto lui, ha detto, rileverò la città pet perché voglio essere io. La creiamo noi. Capito? Creiamo una banda criminale che sarebbe la mafia del ghetto. Ok, scusiamo sopra. No, vabbè, è uguale. Sì, ma lo voglio andare. Cioè, ragazzi, comunque. Ragazzi, sempre. Allora, noi vi invitiamo, ragazzi, fateci arrivare. Comunque, ve lo ricordiamo. Se avete Amazon Prime, che praticamente è l'abbonamento di Amazon, che se lo collegate all'account Twitch, vi dà la possibilità di dare un mese di abbonamento, come ha fatto in questo momento Mirko, gratuito a un canale, solo che a differenza dell'abbonamento a pagamento, che semplicemente in automatico ti può venire rinnovato, esatto, a meno che non lo disponete, dovete essere voi a dirgli non me lo rinnovare ogni mese. Ogni mese, Prime, ogni mese voi dovete decidere a chi darlo.
o rinnovarlo a noi. Ovviamente a noi si viene a dire che se c'è a noi c'è fa schifo. Ragazzi, infatti. Poi vi ricordiamo che siamo noi, o che sia un qualsiasi altro canale, ogni mese. No, Sweet. Date, non gettatevi al vostro Prime. E in più, perché per voi, ripeto, è gratuito. Per il canale a cui lo fate, è comunque aria fresca. Aria fresca, è un respiro. Posso dire una cosa? L'unica cosa che non mi piace qui è la pioggia. È un po' una merda, però vabbè. Meglio di altri, vero GTA Remastered. Io, cioè, in realtà sembra a coltelli, però. Io guarda, sembra uno spade. Io no, sono semplicemente cose deformate, vedi? Io veramente quella Remastered mi ha girato tanto il coglione, perché io avevo voglia di rigiocarmi San Andreas. Ma cioè, ragazzi, voi non avete visto la prima romance che fate, che era la nostra preferita in assoluto, cioè l'hanno trasformata in un carlino, la tipa. La faccia di un carlino, ma potevano darlo un esempio a loro, quelli degli Hangar 13. Ah, ok. Se lo saprisse, invece, figura di merda. Lincoln, sei una gioia per i miei occhi. Oddio, non faccio mai da lui. Pantera nera. Oh, quanto tempo. Non pensavo di vederti lavorare con gli haitiani. L'unica alternativa è chinare la testa davanti a quei kejun di merda. E lo sai che io sono uno che non si piega davanti a nessuno. È proprio vero. Cassandra ha telefonato. Dice che vuoi occuparti del Perla. Lo gestisce un certo Merlo Jackson. L'ha trasformato in un bordello. Fai fare i bianchi e lascia che facciano quello. È quello di prima, mi sa. Sai? Come faccio a trovarlo? Non farlo. Non ancora, almeno. Molti di quei sudisti di merda cercano di non farsi vedere, a meno che qualcuno non gli spari nel culo. Se colpisco le sue operazioni, dovrà uscire allo scoperto e affrontarmi. Ho un'idea su come attirare la sua attenzione. Tiene delle ragazze rinchiuse al secondo piano del Perla. Dice che sono le sue puro sangue e le riempie di tutta la merda possibile. Le fruttano un bel po' di soldi. Entra in silenzio e portale fuori da lì. Vi faccio sapere quando ci siamo. Mi spiace per Sammy ed Ellis. Sono sempre stati bravi con me. Libera le ragazze giocare. Rovinare i racket. Ogni racket ha dei punti deboli. Colpisce le sue entrate e costringerà il boss a uscire allo scoperto per rimediare i danni che hai provocato. Allora, stana Merle danneggiando il suo racket di prostituzione nell'Hollor. Inizia liberando le ragazze tenute in ostaggio. Ok. Sì, ripeto, è diventato Sentero. Sì, questo è più... Sì, perché Sentero 1 è... Ma non era venuto con la macchina. Dove... È più una visione... più classica dei GTA, sì. Perché il 2 l'ha scimmiottato male. Questo è già dove appunto c'è la storia principale e poi c'è tutte le altre sottotrame da portare avanti. Ma però questa è trama principale? Sì, ma anche GTA, la prima missione, ma infatti ti dà il tizio che lo dà di missione principale, infatti mi sta poi dopo ti dice ok, vai lì. Allora, voglio dire quanto è impattante e quanto può essere noioso. Però ho detto recisticamente mi sta piacendo. Recisticamente? C'è coerenza. Ma la cosa è che hai sbagliato l'acqua, me ne sto accorgendo adesso. Perché, cioè, non c'è. Dovrebbe fare. No, dovrebbe. Fa. Senti l'effetto come quando ti cade sulla lente, l'effetto goccia sulla lente. Sì, no. X. Solo che l'unico problema è che lo fa a caso, cioè sono letteralmente gocce lunghe 2,20 m. Allora, eccoci qua. Hey. A che ora stacci? Il signor Lavo mi ha avvertito del tuo arrivo. Le ragazze sono di sopra. Fa attenzione, gli uomini di Merle sono dappertutto. Lo farò, grazie. Allora, sparatore a rallentatore ora disponibili. Usala mentre miri per rallentare il tempo e colpisci i nemici alla testa per aumentare la durata. Usa l'indicatore
Tieni premuto. Vabbè, LT e premi Y. Quindi quando midi, se pisci Y ti, ti dà per te. Ok, devo andare su. Com'è che si... Aspetta, mi ha buttato a terra quello che mi va bene. Questo ne ho 30. E tenendo conto che io faccio cagare con la mira. Voglio indossare quel culetto come un cappello. Via, via, via tutti, presto. Voglio vedere cos'è quello. E questo stronzo arriva. E perché c'è dei soldi? Adesso mi tocca sentire musica da negri. Canzoni hippie. Certa roba. Sì, ma è la mia cazzo di radio, non di quella. Ah, li leviamo soldi. Allora non so che dirti. Mi sa che stavolta ti toccherà proprio imparare a leggere. Cosa bisogna di... vabbè. Incuriosisce tantissimo questa. Però ripeto, le prime sono sempre divertenti perché sono la novità. Ho visto dei capezzoloni. Vedo capezzoloni. Cos'è? Leggi nota. L'unico modo in cui possiamo cavare. Ce l'ha e restare lì, se teniamo duro presto potremo tornare. Ora, se hai fatto tipici open world, come mi piacciono a me, quello che fai le cose per quartiere, sistema, ci sta. A me mi invitano a nozze, se hai fatto. Sì, se gli dai una certa coerenza. Storia. Ora, sono curioso, davvero. Ora, intanto... c'è un assassino a piede libero, come si fa? No, vedi che cosa è sopra. No, non c'è il simbolo. Non c'è la freccina su. Vedi? Guarda. Vedi cos'è? Ah, sì, che ci sono giubbotti. Giubbotto rinforzato, acquisito. Ah, ci sono giubbotti. Forse incoerente, Sweet. Lo chiediamo perché sono ignorante in questo. Siete più bravi voi. Aspetta, voglio sorprese. Che dici? Ma non c'è più il coltello che... Ah, mi cambio. L'ha fatto e fatti col coltello. Tutti forzati sono diventi a subottati proiettili. Ah, ok. Quindi ha senso? Allora. Giubbotto rinforza fa vedere la mappa se faccio no come si fa non dice niente. Ok, quindi ora mi dice praticamente tutto su. Perché se è possibile le voglio portare via tutto. No? Mirko? Cosa? Se è possibile le portare via tutto. Storia. Dimenticavo che sei nato e cresciuto qui. Sì, i momenti produttivi, nel 1860, quindi va bene. Hanno le tuffe come quello di. Poi c'è quella della prima guerra mondiale. La sua zuppa era buona, eh? La zuppa, il Gianandrea ha preso un po' di soldi qui, l'ho usato spesso.
Non è mai stata brava a cucinare. Oh, questo è troppo ingombrante. Sì, sono le cosiddette Black Jacket. Quindi hanno senso narrativamente. Sì. Bravi. Ma cazzo, ma da... Ok. Allora, giù che... Se devi fare un nuovo Bioshock, a loro. Loro. Però gli manca il game design per fare Bioshock a loro. Mm. Cioè, allora... Dagli gente a Hangar 13. Perché c'hanno gente di talento, allora? Sì. Voi che ne state pensando, però, rispetto... Allora... Noi ovviamente siamo gli stronzi che non ci abbiamo capito niente. Mafia 2 è bellissimo. Ok. Non resisteremo ancora per molto. Si sarà rintanato da qualche parte. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Come? Perché anche se... Cioè, ci devi andare piano dietro. Non ti sentono comunque. Dobbiamo andare via di qui! Subito! Cosa mi ha sputtato a me? Oh. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ok, prima di andare dalle prostitute devo tornare indietro a prendere soldi. I 90 sono quelli moderni. Io prima proteggevano poco e un cazzo. Sì, era infatti prova da guerra della guerra secessione. Ma infatti la cosa bella è proprio il termine, non sono giubbotte tituberte, ma sono maglie rinforzate, le flapjack si chiama. Quello però uno è giù il puntino verde, vero? Non mi aveva dato niente prima fuori. Ah, perché è un'altra cosa, lo considererà. Lo so, me l'hai già detto. Merda. Vedi? Ma non fa parte dell'edificio, è fuori proprio. Ah, okay. Oh, no, vabbè, l'avevo vista anch'io, però. Vediamo, sì, ma quello che preferisco. Sì, infatti, cioè... Sì, ma ben messo. Allora, si vede voi... che c'è studiato, cioè, che hanno studiato il periodo almeno. Ripeto, l'unica cosa che vedo che riscontro, come hanno detto tanti, per ora è la parte tecnica. Sì. Anche Mafia, anche, cioè, anche Mafia. Male. Cioè, ragazzi, grazie. Grazie. Di cosa stiamo parlando? Cioè, letteralmente la texture che sta andando a merda, tra l'altro. Sì, infatti, cioè, io vi posso anche tirare su, ma sicuramente non mi vede. Cioè, meglio, mi vedeva prima, ma dovrei mettermi, penso. E infatti, di cosa stiamo parlando? Paradossalmente, Mafia 2 era migliore in questo. Allora, secondo lui ci dovrebbe essere, ma... Allora, prima di andare da loro ho detto, l'ho detto e lo faremo, ripuliremo completamente tutto. Non ci lasciamo niente qui dentro. E qui, non mi ci fate. Perché? Cosa devo fare per farti giù di là? Fate largo! Dopo, perché la pistola? Un problemino, niente di che. Ma dovrai essere molto gentile con me. Tutto quello che vuoi. Beh, direi che voglio tutto e anche di più. Il suono non mi piaceva neanche di quello che voleva fare il tipo. Fratello, calmati. Devi prenderla con più calma. Che cazzo dovrei fare? Quello stronzo mi tratta come se fossi stato io a dirgli di iniziare con l'eroina. Non significa che devi massacrarlo. Se il vecchio negro che gestiva Lollow aveva un talento,
era saper tenere i suoi in riga e non smuovere troppo le acque. Se solo quello stronzo di Ricci facesse lo stesso. Non ho intenzione di ucciderlo appena uscito di lì, sarebbe scemo e mi vedrebbe sicuramente bell'altro. E infatti speravo proprio quello che sta succedendo adesso. Ok, sarà un altro doppio capezzolone. Andiamo a vedere. Questo erano 1500, eh? Allora, c'era anche tutto il diario, le leggerei, ma non in live. Sì. E niente, allora, gli anni 60-70 sappiamo che era l'anno del doppio capezzolone. Del doppio coppe. E niente, quindi doppio capezzolone e via. Fatto cacare sotto. A chi dice? Tieni premuto B e rilasciala nel punto evidenziato. B. Allora, c'è qualcuno lì dentro, Andrea? Moriamo tutti. Siamo tutti morti. Non capisci? Siamo già andati. Ok. Com'era? Quando diventa verde, premi X. E poi... Lo manda all'inferno! Sei scemo! Venite subito qui! Datemi una mano, cazzo! Oh, sì! Via Charlie, che è stata una buona settimana. Ronnie ha venduto quasi $5,000 di roba. Jen circa 7,000. Spero che adesso Ricci si levi da coglioni. Ok. Moriamo tutti. Siamo tutti morti. Non capisci? Siamo già andati. Spargi la voce. Quelli che hanno bisogno d'aiuto vadano al Pier Start. Grazie, grazie. Sì, se non si spostava. Volevano! Una volta fuori, vai da Cassandra al Pier Start. Lei ti aiuterà. Però ne manca ancora una. Questo posto non mi piegherà. Ci prova giorno dopo giorno. Io rivedrò la mia famiglia, lo giuro. Dio santo, queste cose mi fanno sempre tanto, tanto male. Occhio. Ma ti dici, vai... Che magari ti tira fuori un'altra. Che però mancano ancora $3,000. Mi segnava. Infatti, ma infatti è quello che volevo cercare. Lì c'è qualche zona che ci siamo bucciati. Tipo ad esempio, tutta la zona di qua c'è preclusa. Vabbè, finito è finito. Perché ti dice parla con Donovan. Mi c'era un po' il cazzo, perché mancano 3.000. Cosa non ho preso? Ah, guarda, qui siamo proprio dietro. Potevano... Cosa?
Tanti che dall'altra parte te la priva, però vabbè. Adesso farà ancora più caldo. Quello verde cos'è? Ah, è il... Non è che devo prendere anche la cura? Di, sì, che... da $3,000? Non lo so, prendo tutta la roba verde che vedo, Mirko, che ti devo dire? Ah, te l'ho già preso. Però non lo leva. Che cazzo mi sono dimenticato? Perché è strano, perché comunque te le segna. Già, poi di qua ce l'ho venuto. Dopo aver sconfitto lui. Prova a guardare. Ah, sì, 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 sì. Non capisco cosa mi manca. Mangiare un po' le balle questa cosa. Sì, perché sono anche tre testoni, non è che... Non è che... La serie... Dai, ti manca... Due spiccioli. Senti, o mi è rimasto qualcuno? Ma qualcosa di fuori. Però qui vedi, è tutto chiuso. Ah, riecco il sole. Mi è piaciuto lo sprizzo di gioia. Eh? Vabbè, la pazza è visto il simbolino verde. Era sempre quello del coso elettrico, mi sa. Qui siamo fuori. L'illuminazione dinamica fa un po' cagare questo gioco. Vabbè. Ma è un classico di quelli vecchi, è vero che è istantaneo che esce fuori. Aspetta, cosa si ha? Qui dentro? Ma non è la parte di questa per qui. Perché sei letteralmente fuori dal negozio. Vabbè. Che era lì che ci stava tormentando da un'ora. Ma io davvero, ragazzi, non vedo più niente. Tanti saluti alla camicia nuova. Oh. Tanti saluti alla camicia nuova. Io non vedo più nient'altro. Infatti è quello. O è così. Mi piacerebbe lasciarli a zero. Però non c'è. Ho sbagliato qualcosa io qui. Di loro. Questa è la coca. Fa prendere. Perché qui non c'è più altro. Andiamo. Non è inutile sta a girare se non si vede niente, Mirko. Stiamo perdendo tempo. Tempo e basta. Forse non ti possono lasciare a zero. Ti lo dico. Ok. Cos'è quello lì? Lui è uno che ci ha dato. Quello mercante d'armi ambulante? Sì, esatto. È quello che ci ha dato avere essere entrati in affiliazione con la tipa. Che puntino questo fotone. Ah, da lui è andata là. Ma sì.
Ma forse è lui che ci fa fare gli ultimi 3000? Ho una cosina per te. Ti vedo sempre di corsa, così ho pensato di renderti la vita un po' più semplice. Puoi usarlo per chiamare aiuto quando ti serve. E io che pensavo fossi un bastardo senza cuore. La giuria sta la Madonna. La signorina Lancaster sa già tutto. È pronta. Torna dalla voce. Sì, è quello delle TV radio. Allora, chiamare gli affiliati. Ora puoi chiamare i tuoi affiliati con la radio che ti ha fornito Donovan. Non dovrai più aspettare che il mercante d'armi si faccia vivo. Puoi chiamarlo e farti consegnare armi e rifornimenti ovunque tu sei. Chiamare la figlia, ok. Tipo così. Allora, vabbè, devo chiamare. Ah, questo ci gioca. Ok, che si può fare? Cos'è quel punto? Se... Ma vedi il sentiero? Sì. Allora. È X. Sì, lo so. Perché, perché viene Y? Non ne ho idea. Era Y quello di prima? No, mi pareva sempre X. No? Non me lo chiedere. Non ne ho idea. Però ci deve essere un gioco di macchie. Cosa che si entrava con Y, sicuro. Perché se no non mi spiego perché ci venga così naturale. E come al solito, come si suol dire, Andrea e le macchine, due emisferi completamente opposti che si... Anzi no, due magneti poli opposti che si respingono violentemente. E poi se mi ci metti il jazz e il blues, a me mi inviti a nozze. No. Lincoln, sei una gioia per i miei occhi. Oddio, l'effetto che mi sta facendo sulla testa è un po' inquietante. Io... Ho liberato quelle donne, cazzo, quello è proprio un posto di merda. Fa male vedere cosa combinano quei bifolchi del cazzo, vero? Appena metto le mani su Jackson sarà tutto finito. Merla pappone in giro per tutto Lollo. Le sfrutta per recuperare quello che ha perso. Uccidili e si farà vedere al club. Tutto a posto. Quando ti sei... Ah, forse i 3000 è perché manca lui. Ah, no, dai. Potrò confermarti che Merl è al club. Ok. Allora, ora hai diversi obiettivi tra cui scegliere. Puoi selezionarli dalla mappa, dal pannello degli obiettivi. Apri la mappa e vai al pannello degli obiettivi con X. Ok. Devo uscire? Allora, apri la mappa. No, uno è subito lì. Obiettivi. Zozzo Gert DeLong. DeLong continua a sfruttare ragazze buttate fuori dal dosset facendole battere davanti a un motel di due soldi. Ah, perché questo è quello generale. Questi sono quelli singoli, vedi? Ma che ti dice anche. Ti dà anche i cosi, no? Infatti, quello è quello che stavo leggendo prima. Gallo Desalinier, penso si dice. Desalinier. Il cugino di Merle, il gallo. Sta fuori a raffreddare i suoi bollori e si assicura che nessuno entri in questo bordello senza pagare l'ingresso. Quindi se faccio così mi seleziona l'obiettivo. Aspetta! Sono qui io. Dati dettagli, fermi. Quello... Dai, livello di rischio, danni e ricompensa. Scusa, ma no. Ti conviene quello che hai scritto lì? Sì. Allora, questo penso abbia rischio 3, ricompensa 3, danni 3. Questo invece è più... No, questo è più basso. È più basso... No, è di rischio uguale, penso. Però dà più ricompensa. Vabbè, però sì, andiamo in ordine, ce l'abbiamo qua. Comunque, questo è chiaramente sindrome. Poi guarda, lui gentilmente ci ridà sempre la mano. Qui io ripeto,
se non diventa stucchevole e questa è la base del gioco, non mi dispiace. Vanno i miei gusti. Posso capire perché la gente, alcuni, gli abbia dato fastidio. Effettivamente è completamente diverso ancora dal GTA 2, cioè da Mafia 2. È stato un po' qua, non voluto, ma sentito. Vabbè, perché è un altro genere ancora. Allora, e chi sono le prostitute? Ehi, là, dove vai? Vuoi uscire con me? Un'altra volta, magari. Gli occhi che già ti ricordano. Sì, 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 visto. Danni completati. Il grigio si sta cacando addosso o è contro di me? O perché è silenzioso? Quando hai fatto danni a sufficienza da portare a zero i guadagni del racket, puoi tornare dal tuo conto. Ah, ok, ok. Quindi non ti impongono di farli tutti. Ottimo. Rimango ancora io. Vieni a prendermi. Non fai più il duro adesso. Toglietemelo di dosso. Ah, su, dai, facciamola finita. Dovevi ricaricare. Doveva ricaricare. Sì, ma sono morto senza che lui sparasse. Lui spara senza lo sito della mano. Scusami. Non ho capito. Che succede? Cosa vuol dire hai perso? Ah, quando muori perdi i soldi. Comunque abbiamo fatto, no? Sì. Ho visto con i miei occhi l'angoscia di donne e bambini che stringevano. No, allora rifiuto. Scusa, uccidiamoli tutti. No? Ma ci sono? E niente. Ah. Sì, andiamo a guadagnare. Perché no? No? Poi fai a butti. Ricordiamoci di ritornare. Ora che si ricorda dov'era quello di prima. Il primo è porta cazzo. Finito. Di ritornare dove? Di là. Di là. Sì, ti ha cambiato perché hai preso quella di strada. No, ma dicevo esattamente la di. Posto. Dicevo di tornare a casa nostra a cagare i soldi. Ah, ok. Per evitare di perderli. Carina questa foto, però. Almeno ti spinge anche a voler giocare bene. Non mi dispiace come meccanico. Te? Tanto conoscere questo gioco, poi a un certo punto ti scegliere avere i soldi e ti espando il buco del culo. Quando un genere così di solito va a finire che ti escono i soldi dal buco del culo. Sei arrivato? Mi sei. Sì. Caricaggio. Ma quando si viene qui su vicino all'esterno, non so se hai notato, lo fa spesso. Un'altra volta magari. Abbiamo niente da dirci. Ma è lui? Non farmi del male, ti prego. Prima gli anziani! Non è posto per te. Fate largo! Non si vede nessuno. Marco fosse l'ufficio della leva. Ok. Ha detto D'Alema? La leva. Non ti dà fastidio che ti guardi?
Non ti dà fastidio che ti guardi tutta... Beh. Aspetta, c'è una... Sono lì nel bagno. Se riesco a vederle... Gioco, Preso. Ci si sente più vicini a Dio in mezzo alla natura che in una chiesa decrepita. Chiedo scusa. Scusate, torno subito, vi faccio fare la clip. Via dalla strada! Via dalla strada! Ehi, gattina. Chiedo ok, scusa. Ragazzi. Clip ci sta, Passo di qua solo quando vado di fretta. Scusa, non ti dà fastidio che ti guardi tu? Che vuole questa checca? C'ho con me? C'è con me, amico, c'è con me. C'ho con me. Ma lui è qui dentro. E io pensavo solo, sempre combattuto la sonda, soprattutto ficcando tutto. Merda! La regina dell'inganno. Hai dimenticato cos'è successo? Certo. È una scaldata? Su, dai. Stanno dietro di cazzo. I soldi. Subito. Bravo. Ma dato? Ammorbidiscili. Ha indebolito e uccidendo tutti gli scagnozzi. Sono mica. Cosa lo piglio quello? Gian Andrea, quanto hai doppiato qui? No, però meglio questo. Lo uccido? O vado? Che ti pare? E ti saresti nascosto? Veloce quel coniglio! È qui, cazzo! I miei bambini hanno bisogno di me! Ma qui tutte le birre volano! Ah, ti lascio una cosa di New Bordeaux, dai! Guarda! Da posso... C'è qui ripone armi? Ah, con X. No. È a forza di pigiare cosa? X. Vorrei evitare di andare in giro con le armi. Con le armi. Per le armi. Ora possiamo tornare dalla voce. Chi andrà a voler andare dalla voce di Londra? Io mi immagino... io mi immagino questi giochi veramente... dove la gente rompe tanto le palle, no, dell'intelligenza artificiale. Io sarei curioso di vedere questi shot così con l'intelligenza artificiale più sopra, cioè sì, c'è più alta. Io allora ripeto, ne parlavamo già anche la... Io sto vedendo una cosa tristissima. Cosa? Parliamo che sono tanti schianti. I riflessi, guarda il posto retrovisore. Sì, infatti io penso che si possa levare. No, beh, ti è utile comunque, Andrea. Sì, sì. Perché ma quando è cosa, almeno sai chi se ne frega. Comunque, che poi letteralmente viene divorato. Lei andava ogni... Guarda, lei andava a the frame. La roba si genera pian piano che si va avanti, guarda. Comunque, va bene lo stesso. Tanto mi serve solo per vedere se c'è qualcuno dietro. Una cosa che avevo sempre detto, l'intelligenza artificiale iperrealistica, io ce la vorrei nei videogiochi. A patto... sistema di, come si chiama, accessibilità, dove poi decido io l'intelligenza quanto è intelligente, no? Stefano, veramente questa software house mi sembra Airborne, una software house piccola che è talentuosa ma gli mancano i fondi. Cioè gli manca gente competente, perché a me per ora piace Mafia 3. Cioè capisco i problemi che gli hanno tirato addosso, ma ragazzi, allora, questo è tutto personale, vi abbiamo spiegato già per quali motivi, ma per ora a mio avviso li caga in testa al 2 questo. Vabbè, è che ci voglia la fantascienza, cioè vabbè, questo Perler intanato al Perla,
Pare che sia incazzato come una iena. Ma Pearl lo farà domattina, cioè domani sera, Mirko, perché non so quanto, se è una missione principale, manca due minuti, non so quanto ci sta. Uccido qualunque figlio di puttana mi si pari davanti. Nessuno verserà una lacrima per quegli stronzi. Fai quello che... Unica pecca? Che anche questo non hai salvataggi. Però salva molto più spesso rispetto a quell'altro. Ora, vi dirò, ora, prima di chiudere. Volevo vedere una cosa. Questo è l'istituto omicidi. Salvatore Salma Marcano. Altro. Devo leggerle queste cose. Chiudiamo con questo. Casomai la sera, se c'è cosa avanza tempo, chiudiamo e ci leggiamo questa roba qui. Allora, dossier redatti da Donovan. John, perché infatti... Allora, infatti la cosa ti volevo far vedere prima di leggere questo. Tutto quello che abbiamo qui dentro, tipo anche le risorse, che c'è, vedi, c'è la biografia, tipo il diario... questo che ora per ora stiamo leggendo, questo poi aver perso quello che stiamo parlando, il coso, se vai a vedere nella cronologia, vedi, sono tutti cose redatti, sono gli archivi di quelli del caso che stanno guardando dal coso, che è fantastica questa cosa. Allora, comunque, sarà detto qua. Allora, dottore redatto da Donovan John. Nel 1914, mentre Sal la faceva ancora nel pannolino, a Baton Rouge, suo padre Valerio lavorava a New Bordeaux come galoppino della famiglia criminale di Carillo. Valerio è un coglione nel vero senso della parola, quindi tutto ciò che ottiene per il suo duro lavoro è una montagna di debiti e una schifosa baracca di legno ai confini di River Road. È lì che vive quando i suoi figli lo raggiungono nel 26. Poco dopo essersi trasferito dal suo vecchio, Sal inizia a fare lavoretti per Carillo. Secondo il dipartimento carcerario della Louisiana, a soli 17 anni viene sbattuto nel penitenziario di stato di Cordova per un furto con lo scasso nel French Ward. In carcere, Sal calcola a Giuseppe Carillo e gli salva la pelle durante un attentato. In cambio, Giuseppe prende Sal sotto la sua ala protettrice e gli promette, una volta fuori, di farlo entrare nella famiglia. La rottura tra Sal e Giuseppe è avvolta nel mistero. Secondo la versione ufficiale, nel 1984 i debiti di gioco di Valerio erano arrivati alle stelle e Giuseppe lo fece accoppare. Sal esce di prigione, riunisce i suoi fratelli e dichiara guerra a Carillo. In realtà Sal ha lasciato che il suo vecchio venisse ammazzato. Giuseppe, che gli doveva un favore, gli propone di cancellare i debiti di Valerio, ma il ragazzo rifiuta, pur sapendo che in questo modo avrebbero fatto fuori suo padre. Poi mente ai suoi fratelli, li convince a vendicarsi e tanti saluti al vecchio Giuseppe. Così Sal prende il controllo di New Bordeaux, mette i fratelli a capo della sua organizzazione e, con il loro aiuto, riesce a tenere in pugno la città per oltre 30 anni. Sembra che ultimamente Sal abbia deciso di preparare Giorgi a lavorare nell'azienda di famiglia. Da quando sua moglie Virginia è morta nel 57, Sal sta sempre appiccicato a Giorgi e fa di tutto per prepararlo alla sua vita. Purtroppo crescere nel lusso non ha fatto bene al piccolo Giorgi. È diventato insopportabile pallone gonfiato per la gioia dei suoi sottoposti e fino ad ora l'unica cosa che ha fatto da solo è cedere Lollo a quei sudisti figli di Montana. Cosa strana è che Sal sembra avere comunque fiducia nel suo ragazzo, il che fa Giorgi un pezzo grosso a tutti gli effetti. Se Sal pensa di poter trasformare Giorgi in un uomo in grado di prendere il suo posto, probabilmente ha un piano. Analisi: Sal e Giorgi hanno ucciso tutti i tuoi cari. Manda quegli stronzi sottoterra. Beh, cioè ragazzi, ma è fantastica questa roba qua. Questi si sono presi anche la briga di fare questa cosa qui. Ora, comunque, fammi uscire. Come al solito io mi picchio a uscire da... Quindi ragazzi, grazie a tutti per aver visto questa live, noi vi aspettiamo domani, come sempre, qui con, ovviamente alla sera, con l'invenzione della stampa, terzo capito. Mentre domattina Andrea con Chupont Campus e io domani pomeriggio con Rewatch the Master, dove vedremo la quarta episodio di Luxastra. Con la thumbnail, oddio, più santo, orribile che allora, ho mai visto nella faccia della terra. Io sono d'accordo con Mirko. Avete una marea di artisti fantasiate. No, o meglio, probabilmente anche questo è un artista che hanno utilizzato. Ma ragazzi, avete avuto delle timeline, cioè delle miniature
fantastiche, disegnate da Dio. Perché fare un lavoro così a computer? Ok, siamo nell'era moderna, ma... No. No, sono inguardabili. Davvero, ragazzi, sono inguardabili. Almeno quelli di Navigavia erano fighi perché erano proprio loro reali con il vestito. Sì. Fotografia, figo. Ma quello funziona perché Navigavia è più reale, sono vestiti che ti puoi sì. permettere, e perché avevi già impostato le miniature così. Perché cambiare nuovamente stile? Raga, io ve lo dico. È una cosa che fanno la gente spesso per rinnovare le cose, ma crea solo confusione. È come se adesso quelli no, più che altro devi cioè, se vuoi cambiare, ok, ma cerca comunque di avere una No, Mirko, ti spiego, è un problema, è come se adesso quelli di Critical Role fanno la seconda stagione di Vox Machina con disegni diversi. Con disegni diversi, la gente fa poi potrebbero anche essere animati meglio e più fighi, ma fai no, perché no, la gente... Vabbè, l'enorme problema, e lo ripeterò, di secondo me, di Luxasta di questa stagione, è che all'interno della stessa serie c'è quattro stili visivi diversi. Sì, infatti. Poi... Ma allora, io poi ripeto, in tail, poi che cazzo ti parla? Esatto. A quanto pare se si va a leggere esatto. tutti i commenti, divino. Questa roba effettivamente dà fastidio solo a me. Sì, quindi, sì, vabbè. È come... come si chiama? Come Pokémon e compagnia bella. Comunque, cioè, ma non disperate se... dopo tempo parleremo meglio domani. Infatti, dopo tempo, domani sera vedete pomeriggio con lui, mattina con me. La programmazione ce l'avete, gli orari cambiano quello che portiamo, ma gli orari sono quelli. Per il resto, ragazzi, veramente grazie come sempre per averci seguito e per averci tenuto compagnia. E alla prossima. Ciao. Ciao.